Il Chieti si congeda dal pubblico dell'Angelini con un pareggio contro il Trastevere. Ora per brindare alla salvezza matematica ci sarà bisogno di conquistare un punto in casa dell'ormai promossa Recanatese. Anche se conti alla mano, i teatini possono dormire sonni più che tranquilli. Pesa però il gol di Proia nei minuti di recupero che condannano i teatini a soffrire fino all'ultima giornata. Neroverdi che ritrovano Bassini dopo la squalifica, ma il centrale difensivo si accomoda in panchina con Aquilanti a guidare la solita difesa a tre. Per il resto conferma ma in blocco per Lucarelli con Orlando e Fabrizio in prima linea. Tra i capitolini assente lo porto squalificato al suo posto mister Mazza, sceglie Calderoni. Le due squadre non sembrano inizialmente subire il primo vero caldo di stagione e così nel giro di due minuti è subito botta e risposta. Ad aprire le danze sono i Granata che mandano in campo aperto Corsetti, bravo ad attendere il rimorchio di Macri che il caccia forte verso la porta, ma forti e attento mette fuori. La risposta teatina passa per i piedi di Mariani che scodella verso Orlando, bravo a partire sul filo del fuorigioco, meno a girare verso la porta facendo sfumare così la possibilità di portare i suoi avanti. Le due compagini decidono di abbassare i ritmi dell'incontro e così per rivedere un'azione pericolosa bisogna attendere il 23esimo con Mele. I Granata lasciano spazio al centrocampista il quale dalla distanza prova il tiro forte e preciso, ma a dire di no è ancora l'ottimo Semprini che con una mano allontana. L'estremo difensore classe 2004 è chiamato agli straordinari anche 9 minuti più tardi quando risponde alla grandissima su una conclusione di Luca Fabrizi, bravo a girarsi in un fazzoletto di campo e sparare sul primo palo. Spinge il Chieti che meriterebbe il vantaggio in questo primo tempo, ma da azione d'angolo Orlando va in cielo, ma è ancora super Semprini, questa volta con l'aiuto del palo a dire di no ai neroverdi. Teatini che però rischiano di andare sotto sul capovolgimento di fronte quando Macri si libera di consorte, cross teso in aria di rigore su cui Proia arriva con un istante di ritardo. Ripresa dai ritmi piuttosto compassati e tanti errori da entrambe le parti. Proprio uno di questi dà il là alla ripartenza ospite con Macri che sulla destra fa tutto bene e poi serve un cioccolatino a Crescenzo che si inserisce bene con la punta del piede e beffa forte in uscita. Trastevere in vantaggio, il decimo centro stagionale per lui. Non ci sono troppe occasioni in questa ripresa, ma alla prima il Chieti fa male. Siragusa dalla sinistra in mezzo per Fabrizi che al volo apparecchia per il Luasni che di prima intenzione fulmina Semprini sul primo palo per il pari nero-verde. Il Chieti fiuta il momento e prova a riversarsi in massa in area capitolina e fa bene perché dagli sviluppi di corner Mele, non proprio un gigante, trova la traversa sul tap-in. Il neo entrato di Renzo trova l'ennesimo miracolo di Semprini che però commette subito l'errore di farsi scappare un pallone che spiana la strada a Luasni che oggi, travestito da Remida, mette per la seconda volta in fondo al sacco. Il Chieti assapora la salvezza matematica per 10 minuti e cioè fino al 46esimo. Quando dal nulla Proia trova il gol della domenica mettendo la sfera all'incrocio dei pali per il gol del 2-2. C'è rammarico, però deve svanire subito, perché poi bisogna rimanere con i piedi per terra e sì, oggi ci si può pensare a questa cosa, ma da martedì bisogna lavorare per fare l'ultimo sforzo, l'ultimo passo, gli ultimi metri sono quelli più difficili. E noi evidentemente quest'anno ce la dobbiamo sudare veramente in questa maniera e quindi dobbiamo accettare, essere bravi, intelligenti, a lavorare, stando sì, avendo un po' di apprensione, perché sia un'apprensione però positiva che ci faccia stare solo concentrati. E eravamo andati anche in svantaggio, forse se l'avessimo fatto noi prima il gol, però poi alla fine siamo stati bravi, dai, a ribaltare. C'è stato purtroppo un errore generale un po' di squadra alla fine. È un bel gol anche loro e quindi dobbiamo accettare, adesso è inutile recriminare. Dalla Recanatese a Recanati, dalla Recanatese dove si è riaperto questo ciclo vivo, vincente del Chieti, a Recanati dove si può brindare a questa salvezza che il Chieti merita. No, il Chieti anche secondo me se la merita, però poi bisogna farla sul campo, quindi le parole ci servono fino a un certo punto, bisogna fare. Si può dire, però poi bisogna fare, quindi noi dobbiamo fare un altro punto e domenica dobbiamo cercare a tutti i costi a Recanati per non pensare a nessun altro e a nessun'altra dinamica, a nessun'altra situazione di classifica, perché è un campionato incredibilmente assurdo per certi versi, perché la salvezza a 49 penso non sia mai verificata. Però evidentemente nessuno ci sta a retrocedere, a fare play-out, quindi anche noi non ci stiamo, quindi dobbiamo andare a fare un altro punto. Credo che sia stata una bella partita, giocata su un ritmo interessante.
Sì, forse abbiamo fatto sicuramente meglio il primo tempo, una partita secondo me divertente con diverse occasioni anche potenziali per entrambe le squadre. Diciamo che i ragazzi ce l'hanno messa tutta, volevano uscire con un risultato positivo e a volte quando ci credi fino alla fine è giusto che il risultato ti premi. Il bilancio credo che sia ampiamente positivo, è sotto gli occhi di tutti che abbiamo fatto 33 giornate tra primo e secondo posto. Davanti abbiamo avuto una squadra recanatese che ha dimostrato di essere più forte, però diciamo che in questo girone molto complicato dove ci sono piazze importanti tra le quali anche il Chieti, credo che noi ci siamo comportati alla grande, i ragazzi ce l'hanno messa veramente tutta, hanno dimostrato anche di avere delle qualità e ripeto, credo che c'erano squadre che erano molto più attrezzate di noi.